posto dove siamo andati su Damigi l'altro giorno, siamo andati lì, ed era tutto allagato, ma io lo sapevo, dunque negli avvisi prima di trovarci ho detto portatevi wellies, sai cos'è wellies? Scarpe stivali di plastica alte. Ho fatto una giornata intera dentro l'allagamento. Ragazzi, che non se la scordano più vita loro. C'è una sorta di palazzo, castello, che fa parte di Marlow, che è una cittadina qua molto molto bella. Lì abitava un signore chiamato Charles Murray Scott, che ha mandato il suo figlio con lo stesso nome, l'ha mandato a Oxford a studiare, perché Oxford, qua siamo a metà strada esattamente tra Londra e Oxford, ok? E stiamo parlando dei inizi, metà dell'Ottocento. Lui manda il figlio a studiare a Oxford, questo diventa discepolo di Newman e fa tutto il percorso che fa Newman insieme a lui e diventa anche lui cattolico. Allora il figlio, quando torna a casa, finita l'università, dice a suo padre: io sono cattolico. E lui vuole vivere da cattolico qua e non c'è nessun cattolico, nessuno. E allora lui dice: io voglio la mia messa. La mia... Allora va a parlare col vescovo di Northampton, gli chiede, gli dice: io adesso costruisco una chiesa nel paese, a Marlow, nella cittadina, una cittadina molto molto carina. Chiama Pugin, che è uno degli architetti della ricostruzione del Parlamento, del House of Lords, Big Ben, che è diventato pure lui cattolico, un grande architetto dell'epoca che ha rimesso in Inghilterra il neogotico, e dice: Pugin, io voglio nel mio paese una chiesa cattolica, falla tu. Commissiona la chiesa, fa fare la chiesa, e lui fa in modo di trovare un prete che dica la messa, e lui ci va a messa da solo. C'è una contadina di un villaggio piccolino qua che si chiama Cookham, probabilmente irlandese, una serva irlandese che va pure lei. In quel momento lì c'erano a Maidenhead una sola famiglia di cattolici, e questo qua. Da lì è nata una parrocchia dove invece ci sono migliaia di cattolici. Ma tutto è nato per uno che, seguendo Newman, si è convertito, ha fatto costruire una chiesa, aveva i mezzi, si è impuntato per avere questa cosa, ha cercato il prete, ha avuto la sua messa, e attorno a questa decisione pian piano poi si sono convertiti altri, sono venuti altri irlandesi, emigrazioni, eccetera, eccetera, è nato tutto un popolo, no? Ma si vede anche molto bene come da uno può nascere tutto un popolo, anche in Inghilterra.